Una buona serata, buon martedì, ultimi 60 minuti insieme per quest'anno, per Proteramo. Insomma, è stata una stagione travagliata per alcuni versi, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo avuto tanti ospiti, questa sera faremo un po', tireremo le fila, anche perché insomma il momento è particolare, è inutile nascondercelo all'interno della Teramo Calcio. Abbiamo vissuto un fine settimana da paura e delirio a Las Vegas, dai, mettiamola così, comunicazioni contro comunicazioni. Questa sera ho al mio fianco i due compagni di viaggio, Ania Cantagalli e Andrea Costantini. Ciao a tutte e due. Sera. Ciao a tutti. Per parlare del nuovo allenatore della Juventus. Perché mi sembra, mi sembra l'argomento cardine del calcio italiano. Con grande sorpresa di qualcuno, c'è ancora da aspettare. Sì. Ci sono diversi nomi, ha detto direttore Paratici. Sembra c'è ancora da aspettare. Sembra che risuonino nelle orecchie qualcosa che insomma sentiamo anche in casa Teramo. È stato un fine settimana da urlo, dai, mettiamola così, almeno fino al venerdì, fino a borse chiuse. Per poi sabato e domenica invece con le borse chiuse le cose si sono fatte meno interessanti, va? C'è sempre in piedi la trattativa per... A questo punto nemmeno per acquisire la Teramo Calcio, per acquisire lo stadio Gaetano Bonolis, che porta con sé l'acquisizione della Teramo Calcio, perché insomma questa sera diciamo le cose come stanno, anche per fare un po' di chiarezza verso chi insomma questi colori tiene, a questi colori, per questi colori insomma spende domeniche, viaggi, chilometri. Ecco, non è un'acquisizione della Teramo Calcio, è l'acquisizione dello stadio Bonolis, che porta con sé anche in subordine l'acquisizione della Teramo Calcio. Perché? Perché tutto il cardine è proprio la trattativa in relazione all'impianto di Piano Daccio. Ovviamente potete, qualora lo vogliate, interagire con noi sia attraverso la diretta Facebook, sia attraverso gli SMS, potete farci delle domande, delle considerazioni. Io ho in mente qualcuno che sarà particolarmente sollecitato qui nel nostro studio dalle domande di chi ci segue da casa. Partiamo, da dove partiamo Andrea? Parto da te, da dove ricominciamo? Ricominciamo. Certamente sono state settimane anche caotiche. Io sono rimasto molto sorpreso di tutto quello che abbiamo visto, perché insomma avevamo fissato alla fine del campionato questa pietra miliare, cioè che Campidelli doveva capire cosa fare dell'imminente futuro, se farsi affiancare, se cedere, se proseguire, perché poi da questa decisione dipendeva anche la programmazione della stagione successiva. Poi insomma c'è stata quella settimana che è stata condita da colpi di scena, anche lì insomma situazione gestita sicuramente non nella maniera migliore, perché nella stessa settimana sono stati fatti due comunicati della Teramo Calcio dove si annunciavano accordi sostanzialmente fatti da ratificare davanti a un notaio, ma Palma e Iachini. Sì, prima Palma e poi Iachini. Peraltro in entrambe le circostanze abbiamo visto dichiarazioni fatte dai protagonisti. Qui torniamo a Palma. È chiaro che quando Palma ha rilasciato delle dichiarazioni poi avallate da Campidelli, dove si è entrato anche nel tecnico di quello che avrebbe fatto lui e delle quote, poi la Teramo Calcio esce con un comunicato dove si conferma
l'intesa raggiunta, poi i dettagli sarebbero stati comunicati in una successiva conferenza stampa. Poi inizia la trattativa con Iachini, si interrompe il discorso Palma, si entra nel vivo della trattativa di Iachini, addirittura quel venerdì, grande errore a mio avviso, vengono divulgate delle foto a cena con visi sorridenti, brindisi e tutti ad affannarsi a dire che era stato effettivamente trovato l'accordo, era stata trovata l'intesa, mancava anche lì la firma davanti al notaio, la Teramo Calcio diffonde il comunicato il giorno dopo, Iachini rilascia delle dichiarazioni non proprio da presidente effettivo, ma sostanzialmente quasi in pectore, cioè sembrava tutto fatto, tutto con eccessiva fretta, una fretta che trattative come queste non possono richiedere, perché trattative come queste richiedono il loro tempo. Poi, ecco, vedi, vanno... vedi per esempio, ti faccio un esempio, fermiamoci un attimo. Questo è il post che abbiamo commentato settimana scorsa, martedì, ed era fresco della mattinata. Cui Franco Iachini stesso dice in un passaggio: ogni altro riferimento a mercato, organigrammi, investimenti in infrastrutture è completamente fuori luogo e prematuro. Prosegui. No, quindi dicevo che sostanzialmente in quei giorni dove serviva grande prudenza, il che non vuol dire nascondere le cose, se Palma era allo stadio c'era un motivo, si stava comunque trattando o c'era un abbozzo di trattativa. Poi però se si rilasciano certe dichiarazioni è chiaro che si fanno passi notevolmente in avanti, troppo in avanti. Poi anche il comunicato della Teramo Calcio, la stessa cosa. E secondo te è stato un errore? Ma certo che è stato un errore di ingenuità? Perché ora, Jacopo, proprio in questi giorni si stanno vivendo diciamo le situazioni che sarebbero un po' più ortodosse. Dopo i tanti comunicati, ora ci sono giorni di silenzio, di riflessione, si è in attesa di ulteriori incontri. E questa dovrebbe essere la modalità di condurre delle trattative che, ripeto, per la tipologia di cui insomma si parla, sono trattative che non possono essere concluse con uno schiocco di dita, come è sembrato in quella settimana dove, ripeto, i protagonisti hanno parlato piuttosto chiaramente e ci sono stati anche dei comunicati diramati dalla società piuttosto chiari. Sì. Lì si è corso troppo. Ora, dopo anche quella rida di comunicati, pare che si stia tornando in una situazione un po' più nella norma per dinamiche di questo tipo. Quindi serve più prudenza, servono riflessioni. Purtroppo però queste due settimane gestite male hanno fatto perdere tempo. Sì. Perché ora il tempo scarseggia, perché poi magari entrerete nel dettaglio, ma il 24 giugno, ora noi abbiamo visto delle deadline poste in alcuni comunicati da parte di Iachini, prima il 21 giugno, poi si era detto del 3 giugno, una sorta di ultimatum al gestore dello stadio. Una deadline in realtà c'è ed è il 24 giugno. Dopo il 24 giugno, se non si fanno atti concreti, cessione o non cessione della società, iscrizione della squadra, è come se non si fosse fatto nulla, e gli 11 anni di gestione Campitelli saranno cancellati col superamento di quella deadline. Quella è la deadline che deve fare paura sia a chi sta cercando di portare avanti questa trattativa, sia ai tifosi che seguono con la dovuta attenzione, ma anche apprensione, lo sviluppo di questa trattativa. Eh sì, Aia, vengo da te, che sicuramente di numeri ne sai molti più di noi, e riparto dal concetto espresso da Andrea. Cioè, si è corso un po' troppo, probabilmente, nella... diciamo ufficializzazione delle intese, perché poi quello che si è sempre detto, finché non ci sono le firme dai notai, l'abbiamo detto anche due martedì fa, dichiarazioni di Campitelli e Palma, conta poi le intese, possiamo anche metterci d'accordo io e te, ma finché non andiamo a firmare, buonasera, è vero che ci sarà un incontro gestore Iachini domani? Sì, dicevamo, finché non ci sono le firme, probabilmente
si è corso un po' troppo. Ecco, di fuori, tra virgolette, perché te sei anche un'osservatrice e lo fai di mestiere, il nostro lavoro, come hai vissuto questa settimana, 10 giorni? Guarda, io parto da, in realtà da gennaio, perché si è cominciato a correre un po' troppo forse da gennaio, quando è stato presentato, ancora prima di firmare, Nicola Di Matteo come amministratore delegato, che doveva per l'appunto essere, ma che poi non è stato. Non è stato mai presentato, ma comunque c'è stato per diversi mesi Francesco Quintigliani, che doveva essere direttore generale, il Vector, insomma. Doveva diventare direttore generale della Teramo Calcio proprio in virtù della vicinanza con il presidente Campitelli negli ultimi mesi. E poi sì, si è corso ulteriormente troppo in questi ultimi 15 giorni. Io tiro fuori la questione stadio in questo momento. Si è corso troppo quando si è visti con Palma e si è fatto parlare Palma e Campitelli ancora prima di arrivare dal notaio, come diceva Andrea. Si è corso troppo dopo quel pomeriggio trascorso il venerdì 24 maggio all'interno di uno studio legale dell'ingegner Iachini, incontro al termine del quale c'è stato poi questo post nel ristorante di centro città a Teramo con Brindisi e quant'altro. Si è corso troppo, come diceva Andrea, nel diffondere foto, nel diffondere anche quel comunicato di accordo, perché perché in quel momento entrambe le parti sapevano che Campitelli aveva esposto una situazione della società che doveva comunque trovare corrispondenza anche nei numeri, nell'analisi dei conti. L'analisi dei conti è arrivata dopo qualche giorno, ed è stato fatto successivamente un ulteriore comunicato in cui si confermava questo qui, che era stato raggiunto l'accordo economico dopo aver visto le carte contabili. Allora, il primo comunicato non doveva, secondo me, essere diffuso, perché si trattava comunque di un accordo sì tra due persone, ma era vincolante l'analisi delle carte, come poi ha detto lo stesso Iachini, non proprio tutto quello che è stato esposto da Campitelli ha trovato corrispondenza, le parole dell'imprenditore. Io vi sottolineo questa frase del comunicato, che evidentemente un po' insomma, perché poi noi facciamo questo lavoro, quindi dobbiamo cercare anche di vedere che cosa dicono le parole, siccome in uno dei comunicati c'era Iachini che diceva no, ma lo si sapeva già da prima. In realtà poi il post che abbiamo mostrato prima in fondo dice l'esatto contrario, ma ci può stare. E nel comunicato della Teramo Calcio Campitelli dice di suo pugno che Iachini ha rappresentato che la gestione diretta dello stadio, attualmente gestito da altre compagnie sociali, è condizione necessaria e che quindi di conseguenza ha provveduto a prendere contatti con il gestore al fine di rilevarne la gestione. Questo, come Andrea, nella tempistica che invece poi abbiamo riscontrato dai comunicati successivi, che cos'è? Beh sì, ma la fretta porta poi anche a qualche contraddizione, evidentemente. Poi, insomma, l'abbiamo detto, in 2 giorni ci sono stati 4 comunicati. Ora, ripeto, sono anche cose che insomma non è facile neanche entrarci dentro totalmente. Io faccio un po' fatica, sinceramente. La cosa che mi sembra cruciale è che intanto in trattative come queste c'è un proprietario che ha intenzione di cedere e c'è una persona che ha mostrato interesse ad acquistare. E quindi trattative come queste devono trovare loro l'intesa per portare avanti la trattativa e possibilmente concluderla. Rifacendomi a situazioni tipo Chieti, quando la situazione dell'impiantistica è una situazione piuttosto delicata, ogni volta che si è messa dentro la questione degli impianti, le cose non sono andate mai granché bene. Io ricordo a Chieti il patron Pomponi rilevò da Bellia, poi c'era il discorso della gestione dello stadio Angelini, si parlò anche del Palatricalle. La gestione degli impianti è stata sempre
un argomento caldo, ma che poi non ha portato a grandi risultati. A Teramo è una questione, insomma, di cui si parla da tanto tempo. Anche a Pescara in questi anni si è parlato della realizzazione di un nuovo stadio che fosse di proprietà del Pescara. Sì. Insomma, si fanno sempre questi discorsi, però io quello che mi sembra cruciale è che quando c'è un imprenditore che esprime la sua intenzione di acquistare, c'è un imprenditore che sarebbe disposto a cedere, devono incontrarsi queste parti. Poi è chiaro che possono nascere ulteriori discorsi successivamente, ma il primo passo va trovato tra i due, perché se non si, poi mi diranno, beh, però tra i due è stata trovata l'intesa, però se poi tutto questo è subordinato all'introduzione del discorso stadio, allora vuol dire che qualcosa non quadra. Cioè, se non c'è il discorso stadio, l'intesa tra i due realmente c'è o no? Cioè, questa è la domanda cruciale. Se c'è un'intesa che prescinde dallo stadio, allora si può procedere. Se non c'è un'intesa che prescinde dallo stadio, è chiaro che la situazione si complica, perché comunque se delle problematiche ci sono tra chi acquista e chi vende, e poi vengono tra virgolette mascherate inserendo una terza parte, è chiaro che la situazione diventa altresì complessa. Allora è importante, a mio avviso, che chi cede e chi acquista, chi ha volontà di cedere e chi ha volontà di acquistare, queste volontà si incontrino tra di loro e poi successivamente, secondo me, si possono sviluppare altri discorsi, però bisogna andare, penso, step per step. Certo, assolutamente. Ti dico che tu non puoi dare giudizio perché sei di parte. Ma infatti, aspetta, la premessa era proprio che avevo lasciato nel discorso precedente. Posso finire? Sì. Avevo lasciato fuori dal discorso precedente la questione stadio, stavo parlando della fretta nei comunicati prima a parte che la premessa fondamentale è che facciamo come vogliamo. Questa è la premessa fondamentale. Questo è il tuo pensiero, io stavo... Okay. No, questo lo dico io, la trasmissione è mia. Sì, certo, io stavo... Partiamo da questo presupposto. Stavo spiegando il mio. Partiamo da questo presupposto. Ma visto che lo stadio è del comune, non dovrebbe essere del comune l'ultima parola? In realtà no, nel senso che il comune è parte terza, cioè proprietaria, ma attraverso un project financing fatto anni fa, non avendo in quel momento la possibilità di realizzarlo, ha dato a un privato la concessione per 30 anni a gestione, la gestione trentennale in cambio della costruzione. La proprietà è sempre comunale, ma a fronte delle spese a monte si cerca di compensare con una gestione che poi può essere a seconda di vari anni, 10, 5, 3 mesi, 20 anni, 100 anni, cioè questo fa parte un po' della struttura del project financing che nasce con questa cosa. Poi se vogliamo entrare nel merito, è giusto fare un project financing, qui possiamo anche discutere e per tutta la vita, però insomma partiamo dai dati che poi in realtà sono quelli che devono guidarci, nel senso che per esempio poi in realtà lo stadio non è solo terreno di gioco, giusto? No. Infatti leggevo in un messaggio precedente quanto vale, magari io adesso sono una persona meno adatta a parlare come aveva sottolineato prima il telespettatore, però provo comunque a svolgere il mio ruolo nel miglior modo possibile. E lo fai bene. Non posso dire quanto vale, perché non lo so nemmeno io fondamentalmente. Posso dire cosa c'è: ci sono dei locali commerciali affittati, ci sono dei locali commerciali ancora da affittare, c'è un terreno di gioco. Ci sono altri locali, il bar e quant'altro, che insomma tutti i tifosi possono anche vedere durante le domeniche. Tutte queste cose insieme fanno un valore potenziale di rendita per ancora 17 anni di gestione. Ti faccio vedere una cosa. Allora, giusto perché, buonasera, una domanda. Si può quantificare in euro quanto sarebbe la liquidazione del gestore? Cosa effettivamente in termini di metri quadri vorrebbe Iachini? Io credo tutto in termini di metri quadri. Quanto sarebbe la liquidazione del gestore? Dipende, credo, dalle intese in convenzione. Però vi faccio vedere una cosa, perché noi poi facciamo questo lavoro e quindi ci piace anche andare a vedere delle carte che poi sono pubbliche, non è che siamo andati a cercare chissà dove. Vi faccio vedere, per esempio, nel bilancio 2018 della Teramo Calcio,
Cattarelli l'ho costruito, ma la costruzione non l'ha pagato il centro commerciale? È un discorso molto complesso, no? Comunque. No. Nelle pieghe del bilancio 2018 la Teramo Calcio, vi faccio vedere per esempio quanto la Teramo Calcio incassa da proventi pubblicitari all'interno dello stadio Gaetano Bonolis. Vediamo, è apparso dietro di me, però dovremmo vederlo. 1.200.000, i proventi pubblicitari pari ad euro 1.221.247 euro si riferiscono principalmente ai ricavi alla cartellonistica pubblicitaria all'interno dello stadio per le partite casalinghe. Quindi il Teramo a bilancio 2018, perché il 2019 non c'è, incassa 1.221.000 euro, ha incassato nella gestione 2018, nel bilancio 2018. Poi sono tante, tante voci, vi dico che abbiamo visto crediti, debiti, adesso non stiamo qui a pontificare quanti ce ne sono e quanti ce ne saranno, perché insomma sarebbe anche nostro compito, ma insomma è meglio che in questa fase soprattutto delicata se ne occupi chi di dovere. Dunque è una gestione che... È un impianto che alla Teramo Calcio restituisce a fronte di una spesa che è di annuale di 9 mesi? 120, 130, 140. 130 mila euro a livello di ricavi, adesso lì c'è scritto principalmente, quindi non solo dalla cartellonistica pubblicitaria, però restituisce 1.221. Ora... Se il ricavo di un anno di una squadra di calcio è 1.221.000, mi spiegate come 1.100.000 per 17 anni possa essere un'equazione che vi può risultare minimamente accettabile? E questo lo diciamo non perché parti in causa, chiariamoci, perché quando si parla bisognerebbe farlo numeri alla mano, altrimenti si parla di cavolate. Ok? Quindi vi abbiamo fatto vedere un capitolo di spesa, uno a caso, poi la Camera di Commercio è lì, c'è un software da cui si scarica i PDF, potete sbizzarrirvi, andare a vedere costi, ricavi, debiti, crediti, quanto vale questo, quanto vale quell'altro. Leggiamo quel messaggio, Maurizio, perdona, mi sono un attimo perso. Era sul sindaco D'Alberto. Oh, ma questo sindaco no, non ispira nessuna fiducia a Teramo. Con Brucchi tutto questo non sarebbe successo, molto più deciso e combattivo di D'Alberto, io questo non lo so. Io questo non lo so, è chiaro come diciamo la figura del sindaco in questo sindaco, momento con cui tra l'altro abbiamo avuto modo di parlare nei giorni scorsi, non solo per cose secondo me anche ben più importanti che stanno succedendo, anzi meglio non succedendo a Teramo, ovvero la ricostruzione anche della questione stadio. Ovviamente lui si pone, il primo cittadino, in una posizione neutrale, giusto o sbagliato che sia, perché sa l'importanza della Teramo Calcio per la città, sa l'importanza comunque di avere la figura di un gestore dello stadio, chiunque esso sia o chiunque esso sarà, perché ne è un esempio il fatto dell'installazione dei seggiolini richiesti dalla Lega Pro. Il Comune di Teramo aveva difficoltà nel reperire 45.000 euro per l'installazione dei seggiolini che sono necessari nei settori di tribuna e distinti per l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, proprio perché richiesto dalla Serie C a tutti i club professionistici di terza serie. Di fronte a questa difficoltà l'assessore allo sport Filipponi e il gestore dello stadio hanno studiato una soluzione comune, ovvero un finanziamento, un mutuo, chiedere un mutuo all'Istituto di Credito Sportivo sia per l'installazione dei seggiolini sia per rifare il manto in erba sintetica. Altrimenti il Teramo, vado a rigor di logica, viste le difficoltà che c'erano nel reperire i fondi, avrebbe avuto difficoltà nel presentare la richiesta per avere la licenza nazionale proprio per l'installazione dei seggiolini, perché il Comune di Teramo, come tanti altri comuni in Italia, hanno ben altre priorità in questo momento. Quindi io discuterei. Oh, qui mi dicono la costruzione è stata pagata dalla Forum Invest. Ho capito, va bene tutto quello che ti pare, però il problema non è adesso andare a ricercare a monte, il problema è risolverlo adesso. Ho capito. Poi la costruzione, ok, ancora. Va bene, ammesso che tu abbia ragione, ma nell'affare attuale, nell'affare odierno, quello che è successo,
visto che c'è una convenzione che non si sono inventati. Nel project financing ci sono diversi soggetti, il soggetto finanziatore, il soggetto attuatore, il soggetto che progetta l'intero programma, ci sono diversi soggetti. Oh. Questi soggetti nel corso degli anni si sono anche sovrapposti, perché la Verde Bosco è diventata Forum Invest, ci sono tante cose che in questo momento credo che siano fuori luogo perché non attingono all'argomento. Certo. Ci sono tante cose specifiche che non attengono a questo argomento. Oh, intanto salutiamo chi ci segue anche su Facebook, Piero Ferrara, che dice: io demolirei colui che ha scritto la convenzione. E... ci siano errori, valutazioni magari sbagliate nella convenzione, questo è fuori discussione, insomma. Poi il peccato originale è sempre nel fatto che la Verde Bosco era composta da Malavolta e Cantagalli dall'inizio, poi da un certo momento non è stato più così per questioni che insomma non stiamo qui a dire, e da là insomma è nato tutto il problema tra virgolette stadio. Ok, Stefano che ci scrive: se Iachini riesce a ottenere la società, lo stadio e l'acqua viva, qua si crea un progetto bellissimo. Buonasera a tutti. Comunque, in assenza di notizie durante la giornata, seguire la vostra puntata è una boccata d'ossigeno su Facebook. Ah, ok. Sotto alla diretta. Grazie Stefano. Poi c'è Berato che dice: un imprenditore che acquista e si fissa sulla gestione stadio non ha voglia di fare calcio. Lo stesso problema è sorto da tante altre città, non si è risolto in diversi casi subito, ma non si fa finire il calcio per una fissa. Ci vorrebbe un altro intermediario che voglia sia bene alle sorti della società, ma potenzialmente possa dare una svolta in senso, in un altro senso. Ci sono scadenze nel gioco calcio. Perché non fate... Mi verrebbe da dire una cosa, però magari ora è una situazione diversa, ma se torniamo al 2010, 2011, 2012, 2009, quando Campidelli era fresco nel mondo del calcio e non era ancora entrato nel mondo dei professionisti, una cifra come quella che è stata messa sul piatto da Iachini, secondo voi Campidelli la poteva offrire? Beh, io penso di sì. Assolutamente sì. È evidente, insomma, allora, cioè, Iachini potrebbe godere della gestione dello stadio a un prezzo che magari Campidelli all'epoca poteva anche lui sborsare per ottenere il medesimo obiettivo. Ora, la realtà, dico questo, ma più che altro per tornare a un certo punto, cioè che noi possiamo ora giustamente, facendo cronaca, far vedere delle voci, fare considerazioni accanto alle voci che vengono fatte vedere, guardare proprio il numero, no? Un milione, due milioni, tutto quello che è. Però poi alla fine non c'è un automatismo, quello che voglio dire è che non c'è un automatismo, siccome ci sono questi numeri automaticamente accade questo, no, perché sennò sarebbe tutto piuttosto semplice. È quello che cerchiamo di dire. Bisogna sedersi sempre a tavolino e vedere, insomma, di trovare un punto d'incontro tra chi esprime un interesse verso una tendenza e chi esprime un interesse verso un'altra tendenza e trovare i punti d'incontro. Ecco perché io torno a dire che l'importante è che chi vuole la Teramo Calcio e chi vuole la proprietà della Teramo Calcio e chi vuole cedere la Teramo Calcio, è importante che tra di loro abbiano trovato un'intesa senza che ci siano altri argomenti a corollario. Quindi, quanto vale la Teramo Calcio? Qual è il prezzo da pagare per avere la Teramo Calcio? Ci sono dei debiti? Chi se li accolla? Se li accolla il cedente? Se li accolla tutti il cedente rateizzando? Se li accolla una parte il cessionario? Io penso che questo deve essere il cuore nevralgico. E comunque possiamo vedere tutti i numeri che vogliamo, ma non c'è la ricetta per cui se certi numeri dicono una cosa automaticamente vuol dire che no, bisogna sedersi e trovare punti d'incontro. Esatto, ieri sera un ex politico di Teramano famoso ha detto in una trasmissione televisiva su Teramo che il comune potrebbe rivedere tranquillamente la convenzione, e questo io credo che si possa fare. Mi sembra che ci siano dei passaggi consigliari però. Sì. Quindi insomma, come non tra l'altro è un passaggio consigliare il fatto magari di passare dall'erba sintetica all'erba naturale, ci vuole una delibera del consiglio comunale. Quindi ci vuole, perché lo ripetiamo che questo è un bene di proprietà del comune, quindi ci vuole un passaggio in consiglio comunale per tutte queste vicende. Comunque ci fermiamo per la pubblicità, occupiamo lo stadio, torniamo tra poco.
Eccoci rientrati, seconda parte di Proteo, sta arrivando tanti messaggi, tanti, ma noi siamo contenti comunque che ci seguiate, poi uno può essere d'accordo, contro, non è questo il problema, per favore, questo vuole acquistare il terreno calcio, lo stadio, secondo me vuole fare lo stadio per concedere, vabbè, questo io non credo, nel senso che non ci credo a questa cosa qui, nel senso... E comunque non ci sarebbe niente di male. E comunque, esatto, non ci sarebbe niente di male. Signori, partiamo da un presupposto. La pubblicità viene incassata dalla Teramo Calcio, esatto, e non dal gestore, per cui non va considerata nel calcolo del valore della gestione. Elementare, no? Sì. Esatto. Hai ragione. Sì. Va bene. Andiamo avanti. Perché non dite la cifra che ha pagato Cantagalli a Malavolta per 50%? Una cifra molto inferiore? Non la so, tu la non sai? Non ne ho idea. Non ne hai idea. Devo essere sincero. Ok, vabbè, ce ne sono altri? Ce ne sono altri. Il problema si risolve, torniamo a giocare al vecchio comunale e il gestore ci pascola le pecore, che può essere anche un'idea. Visto le cifre, sentire la Teramo Calcio e poi il gestore sempre lamentarsi, sono contento che adesso esca il fatto che ogni anno ci si guadagna non poco, altrimenti si mollerebbe tutto e subito, basta lacrime di coccodrillo. Va bene. Ci sono altri? Gestione lo stadio a chi ha la squadra, se no si va a giocare fuori. Anche questa può essere un'idea, ma voi sapete quanto costa mantenere il Teramo in Serie C? Sì, tantissimo, ma voi fate interesse alla Teramo Calcio del gestore? In realtà di nessuno di due. Prossimo anno parlerete dello stadio dove non giocherà nessuno, complimenti. In verità, caro amico, quello che voglio far capire invece, che sarebbe stato il prossimo argomento della nostra trasmissione, è che invece oggi è martedì 4 giugno e tra poco è mercoledì 5 giugno e mancano 19 giorni all'iscrizione del campionato, quindi io credo anzi potete vedere i fogli, non c'è scritto niente, io credo che probabilmente in questo momento la priorità andrebbe data alla salvaguardia proprio dell'aspetto sportivo innanzitutto, credo, poi non lo so, ognuno si fa la propria idea, ma credo che una società, come diceva Andrea, che al 24 giugno non presenta una documentazione che vi facciamo vedere per ottenere la licenza nazionale, valga poco, anzi quasi niente. Niente. Se il Teramo non si iscrive... Allora, entro il termine perentorio del 24 giugno, bisogna osservare questi adempimenti, depositare presso la Lega Calcio la domanda di ammissione contenente la richiesta di concessione della licenza nazionale e bisogna versare la tassa di iscrizione al campionato di Serie C, depositare l'originale della garanzia a favore delle mesi della Lega della fideiussione di 350.000 euro rilasciata. E vi ricordate il caso Finward? Da banche che figurano nell'albo delle banche tenute dalla Banca d'Italia oppure da società assicurative che B siano iscritte, 3 depositare la dichiarazione di espressa accettazione della normativa, 4 vi dico che arriva a 25. A 25 comincia. Quindi, anche prima, perché c'erano dei documenti da presentare entro il 15 maggio ed entro il 31 maggio, tutti esatto. Atti propedeutici ad avere poi la licenza nazionale, quindi comunque l'attività amministrativa va ovviamente avanti, in questo momento è congelata soltanto la gestione sportiva ovviamente. Io credo che qui la priorità in questo momento, ma è opinione personale, vada data in primo luogo all'aspetto sportivo, nel senso dare continuità, siete solo pietosi e siete pure di parte, e vabbè, viva Campitelli, forza Teramo pure in prima categoria. Io credo che l'aspetto sportivo, ritorno, è dato dalla bravura e dall'abilità commerciale del presidente, esatto, e diventando e lì volevo arrivare, vedi? Poi aprire i messaggi serve anche a questo. A cercare un'intesa che fondamentalmente abbia come aspetto principale la salvaguardia sportiva della squadra, che altrimenti se al 24 giugno non è iscritta a nessun campionato non vale niente, non vale niente. E questo io credo che sia a tutela di una città che ha una squadra di calcio nella terza categoria nazionale,
nella terza categoria nazionale, la seconda squadra professionistica d'Abruzzo, io penso che sia nell'interesse generale più ampio possibile conservare la categoria, che è preliminare rispetto a tutti gli altri discorsi, che poi sono certamente tutti fondamentali, tutti belli, tutti bravi, tutti legittimi, ma che se pongono come ultimo vagone del treno l'aspetto sportivo, signori, poi è vero quello che dicono da casa, se il Teramo fallisce il guadagno sarà pari a zero, sarà pari a zero, ma per tutti, cioè, ecco che cosa, muovetevi a chiudere la trattativa perché Pier Giorgio, che saluto, rischia l'infarto, oh caro Pier Giorgio, cerca di sopravvivere almeno alle prossime 24-48 ore, anche se io poi credo che... Buonasera, non ci capisco niente, ma siamo in un quacervo vero, scrive Donato, che saluto. Secondo me poi saranno domani, c'è l'incontro, ma probabilmente non sarà risolutivo. Però io credo, e mi rivolgo a voi ragazzi, che l'aspetto legato all'iscrizione al campionato sia quello preponderante in questo. Non lo so. Io l'ho detto, l'ho detto all'inizio trasmissione. Quella è l'unica vera deadline che va salvaguardata, che va tenuta lì come riferimento principale. Perché se la questione non si dirime qualche giorno prima, e poi il 24 giugno cosa si fa? Quindi ricordiamoci che ci sono stipendi da pagare e contributi da pagare per tutta la parte sportiva al 31 maggio, c'è la fideiussione, tutta la documentazione, assegno circolare da depositare come quota associativa, sono tutta una serie di adempimenti, anche la predisposizione di una fattispecie patrimoniale che sia compatibile con l'iscrizione al prossimo campionato. Ora scenderemmo in dei tecnicismi nei quali io non mi voglio avventurare, ma chi sta in Teramo Calcio e chi si occupa della parte amministrativa sa molto bene. Queste cose vanno salvaguardate e vanno presentate nella maniera migliore possibile, con attestazioni chiaramente veridiche, entro quella data. Se non si fa niente entro quella data, si parla del nulla. Quindi, ripeto, gli imprenditori devono fare la loro parte, cioè venirsi incontro e trovare un'intesa, che non è un'intesa come vedo fare molte volte con la calcolatrice, ma quanto guadagno, devono essere loro a trovare questa intesa. E, ripeto, a mio avviso la principale intesa che va trovata è tra chi cede e chi ha intenzione di cedere e chi ha intenzione di acquistare. Poi si possono sviluppare ulteriori discorsi, e ripeto, Campitelli probabilmente... Chi ha intenzione di cedere cosa? Chi ha intenzione di cedere la proprietà della Teramo Calcio, e chi ha intenzione di acquistare la proprietà della Teramo Calcio devono trovare loro intanto una intesa. Però dicono che ce l'hanno. Ma l'ho detto prima, deve essere una intesa tra chi cede e chi compra. La Teramo Calcio, cioè... Se si parlasse del Sassuolo o si parlasse dell'Udinese, sono squadre che hanno lo stadio di proprietà, e quindi se Squinzi cede il Sassuolo, cede tra le altre cose anche il bene del Mapei. Del Mapei Stadium, così come la Dacia Arena per Udine, la Juventus. Sì, Stadium. In questo caso la Teramo Calcio non ha il bene stadio, quindi la trattativa va fatta tra quello che è il bene, quello che è il Teramo nel suo patrimonio e tutto quello che ne consegue, tutte le votazioni che vanno fatte, e chi acquista sa che prende una squadra di calcio con oneri, onori, debiti, crediti e quant'altro. Domani sarai presente come giornalista, si intende, ti chiedono da casa. No, non credo. Domani ci sarà questo incontro. Secondo te sarà risolutivo? Ma viste le tempistiche che stiamo dicendo da circa 10 minuti, se non è risolutivo domani dovrebbe essere il prima possibile, insomma. Perché poi, a parte tutti quei documenti, come diceva Andrea e come abbiamo fatto anche vedere,
è la somma totale da trovare in fideiussione, quota associativa e quant'altro, che è una somma importante, perché se si fa il calcolo della fideiussione, degli stipendi che più o meno insomma si conoscono, si arriva comunque ad una cifra che sfiora il milione di euro. Quindi è una cosa importante da trovare, serve pianificazione, serve programmazione. Ovviamente, come dicevo prima, l'attività amministrativa della Termocalcio non si è fermata, c'è ancora il direttore generale Emilio Capaldi che si sta adoperando e tutto l'entourage, però ovviamente sono tutti in attesa di capire quali effettivamente possono essere le mosse per arrivare al 24 giugno non con l'acqua alla gola, ma nel miglior modo possibile, in modo tale da vivere i giorni precedenti in assoluta, non dico in assoluta tranquillità, però insomma nel modo più tranquillo possibile. Ma secondo te, come prima ci hanno scritto, si sta allungando un po' troppo il discorso, cioè rispetto alla data del 24, anche perché noi abbiamo sentito qualche giorno fa al premio Prisco, abbiamo sentito Gravina che ha detto no, il 24 giugno è tassativo, sarà un termine tassativo per tutti, perentorio. Sì. Quindi non si scappa dal 24. Secondo te sei dello stesso parere del nostro amico prima da casa che ha detto ci vuole, è arrivato troppo tardi, o meglio, ci aggiungo io, si sta perdendo troppo tempo, oppure da domani in poi si può iniziare a ragionare in un'altra... Ma troppo tardi poi, non lo so, è opinabile, perché poi comunque la bravura già dimostrata dall'ingegnere Iachini in passato si potrebbe anche poi applicare alla Termocalcio e riguadagnare quel tempo che effettivamente forse a rigor di logica si sta perdendo, ma si sta perdendo perché prima si era avvicinato Palma, adesso c'è la trattativa in corso, chiusa almeno con la Termocalcio per quanto riguarda Iachini, è arrivato in un momento un po' particolare, in cui effettivamente si devono, forse non si dovrebbero cercare adesso, doveva essere già pianificata la disponibilità dei fondi per il 24 giugno, che è un termine appunto perentorio, e poi si susseguono altri termini, il 4 luglio, l'8 luglio, il 12 luglio, si avranno definitivamente tutti gli organici dei campionati professionistici, sì, almeno sulla carta, stando a leggere quello che ha deciso il Consiglio federale a febbraio, stando alle dichiarazioni di Gravina, non si dovrebbe scappare quest'anno, non ci dovrebbero essere problemi. Esatto, iniziano sempre con no, non si scappa, non ci sono ripescaggi, condizionale, onde evitare di arrivare come l'anno scorso a agosto, settembre, ottobre, quindi evitiamo. Una società non si compra solamente, la si ama prima di tutto, e tutto quello che sta succedendo lo si sta facendo sulla sua pelle. Io mi trovo d'accordo con il messaggio, però adesso torniamo un po' alle cose, anche perché c'è un ritiro programmato. C'è un ritiro programmato a Rivisondoli, ci sono dei giocatori sotto contratto, dei professionisti comunque in congelatore. Sì. Perché comunque no, tu ridi, ma però è la così, gestione sportiva purtroppo è congelata. Dovevano essere avviati dei contatti per dei rinnovi, mi viene in mente Celli, mi viene in mente De Grazia, mi viene in mente Caidi, che magari con il termine di Iachini non saranno valutati come necessari per il prossimo campionato. Per il termine di Campitelli erano dei rinnovi programmati. Perché questo, questo stato sulla carta, potremmo, sì, certo, potrebbe anche non essere così. Questo c'era stato fatto filtrare, magari con il termine di Iachini sarà diverso, però comunque sono i giocatori che aspettano, certo. Sono i giocatori che magari avevano piacere a continuare con Maurizi, e mi viene in mente soprattutto ovviamente Celli, ci sono anche quelli sotto contratto che stanno aspettando notizie, è vero, hanno un contratto, ma sono ovviamente incerti sul futuro, come magari in questo momento molti tifosi del Teramo. Maurizio ha ancora 2 anni di contratto, Federico ha ancora 1 anno di contratto, insomma sono tutte situazioni in divenire ed in congelatore in questo momento, e anche per loro, oltre ai dipendenti che comunque la Teramo Calcio ha, perché non ci sono soltanto contratti sportivi, che
rimangono in questo momento in attesa degli eventi, quindi gli eventi devono compiersi nel più breve tempo possibile. Ecco. Ritiro a Piazza Martiri lo possono fare, ci scrivono di questo passo. È chiaro che poi, Andrea, questo sarebbe il mese del mercato, cioè in cui... Intanto sono d'accordo, sono arrivati due messaggi consecutivi che si chiudevano, non so se è lo stesso mittente, basta chiacchiere. E io condivido, nel senso che la palla effettivamente deve passare, ripeto, a chi vuole cedere la Teramo Calcio, chi ha espresso questa intenzione e chi ha espresso l'intenzione di acquistare la Teramo Calcio. La palla deve passare a loro. Mi dice Maurizio, mittenti diversi dalla regia. Ok, io sono d'accordo con loro. Si sono perse probabilmente due settimane, se non due settimane, 10 giorni. Bisogna iniziare a stringere con qualcosa di concreto. E questo è essenziale. Poi, a mio avviso, siamo ancora in tempo, soprattutto se la partita si dovesse chiudere in questa settimana, poi ci sarà la possibilità di adempiere a tutto quello che va fatto entro il 24, ci sarà tempo e modo, dei giocatori sotto contratto ci sono, è chiaro che la rosa va integrata, ci sarà tempo e modo di aggiustare la squadra, però è importante chiudere questa partita della trattativa societaria e ho detto farla in quel modo, cioè tra chi vuole acquistare e chi vuole cedere. Ognuno farà quello che è più giusto fare e si andrà a compimento, altrimenti è chiaro che si addenseranno dei nuvoloni. Io comunque confido in buona parte anche nella passionalità di Campitelli, perché no, sarebbe stata la mia prossima domanda. Guarda. Sì, ma guarda, prima scrivevano che una squadra, oltre a essere un fatto di numeri, c'è anche la passione. Certamente Campitelli avrà avuto meriti e demeriti in questi anni, ma è stato sempre un presidente passionale, visceralmente legato a questa società. Quindi, secondo me, se la Teramo Calcio ha qualche probabilità in più rispetto ad altri club di non fare una brutta fine, spero lo si debba proprio alla passionalità che ha Campitelli, alla sua volontà di non azzerare quanto fatto in questi 11 anni. Lui ci tiene tanto e secondo me si adopererà in qualche modo, se la trattativa si dovesse chiudere o anche se la trattativa non si dovesse chiudere, lui ha detto riconsegnerò la squadra al sindaco, non lo so, però la sua passionalità, il suo amore viscerale verso la Teramo Calcio, secondo me sarà comunque un aspetto fondamentale, perché purtroppo se dobbiamo fare un resoconto negli ultimi anni di quello che è successo nel comprensorio Abruzzo a livello di club calcistici, è un'ecatombe. L'Aquila è al suo secondo giro, il Chieti anche di più, Giulianova anche di più, Pescara ha scontato un fallimento, ora le cose vanno discretamente bene, e magari il Lanciano ha già due giri, la SS Lanciano Calcio e poi la Virtus Lanciano, cioè le cose che abbiamo visto negli ultimi anni sono cose assolutamente negative. Però quello che ho riscontrato rispetto ad altri presidenti, altre proprietà, è che probabilmente Campitelli ha un grande viscerale amore verso la Teramo Calcio, e quindi io penso e spero che in un modo o in un altro questo possa contare, al di là dei numeri, al di là di quanto costa tenere questo club, di quanto costa lo stadio, di quanto può offrire Iachini. Io penso e spero che questo possa fare la differenza in un modo o in un altro. Assolutamente. Oh, ci scrivono se daremo informazioni. Certo che daremo informazioni qualora ce ne fossero, perché poi io mi do la zappa sui piedi e riparto dalle parole di Andrea dell'inizio di trasmissione. Anche la troppa verbosità a volte non è il massimo. Perché parlare dello stadio quando il discorso principale è la cessione alla società? Ma perché diventate, fate il gioco di chi deve acquisire? Noi no, nel senso che per me era scontato. Trasmissione che continua a ripetere quello che dovrebbe accadere affinché si vada avanti.
forse lo ripeto per la 13ª volta, 14ª volta, cioè chi ha intenzione di cedere la proprietà da Teramo Calcio e chi ha intenzione di acquistare la proprietà da Teramo Calcio. Queste due, senza altre parti, altri discorsi, devono incontrarsi queste due volontà. Punto. Dicevamo, ammesso che ci sia una novità, certo che ve le daremo assolutamente. Sulla questione, sperando anche in un orario consono, sperando anche in un orario congruo, consono, perché poi sai, magari non lo so, fanno il brindisi anche loro. Sì, esatto. L'importante è diffondere le foto. No, assolutamente. Quindi. Oh, sulla questione che Andrea mi ha tra virgolette scippato, l'unica cosa in questa storia. Grazie, troppo buono. Sei te che sei splendida, ti dice Ugo, e quindi. Ovviamente noi non possiamo che essere d'accordo, siamo stati d'accordo tante volte questa sera con i messaggi che arrivano a casa, grazie perché ci state scrivendo anche su Facebook. No, dico, ci state scrivendo anche su Facebook, questo è comunque, perché poi passeremo ai saluti, quindi va a comunque. I saluti che ti prendono come sempre 10 minuti. Sì, 10 minuti. Sulla questione che diceva Andrea, secondo te alla fine... Quale questione? Mettiamo il caso che non si augura nessuno, neanche meno noi, che poi alla fine insomma un accordo non si trovi. No, ma io parlo anche, cioè la sua passionalità possa fare la differenza, il suo viscerale rapporto con la Teramo Calcio, la salvaguardia di questo patrimonio, sia agevolando tra virgolette o andando incontro alle esigenze di Achini nel caso in cui vada a buon fine la trattativa, oppure proseguendo l'attività tra mille difficoltà, trovando altri soci, altri partner, eccetera, ma garantendo l'iscrizione, qualora non si riesca ad arrivare a una definizione della trattativa, cioè nell'uno e nell'altro. E nell'altro caso. Quindi questo Campitelli jolly, come lo vedi? Lo vedi bene? Adesso, io sì. Adesso Sornione. Adesso Sornione. Adesso Sornione, però poi jolly, bah, ce lo vedo bene nel ruolo, proprio per la passionalità che ha sempre messo. Però secondo te, presidente, razionalmente può effettivamente giocare ad un certo punto un ruolo di mediazione, un ruolo di collegamento? In questo momento nessuna delle parti in causa è fuori, anche se c'è stato un comunicato in cui si diceva insomma dell'accordo raggiunto con Iachini e quindi adesso deve vedere con Cantagalli. Credo che nessuna delle parti in causa sia davvero fuori, né il sindaco, né Campitelli, né ovviamente Cantagalli e Iachini. Quindi sono tutte parti che, ognuna nelle proprie posizioni, concorrono affinché questa storia vada a buon fine per tutti quanti. Assolutamente. Intanto prima ci davano Magnotta. Sì, però lì il prezzo della lavatrice era fissato in 480.000 lire. In 480.000 lire, qua mi sa che non ci siamo tanto con quel prezzo. Un'osservazione, Andrea, purtroppo la cessione non si può prescindere dallo stadio perché ha un costo da iscrivere a bilancio. Ripeto, la Teramo Calcio tra i suoi beni non ha lo stadio, quindi se si parla di cessione della Teramo Calcio, quel bene non fa parte del pacchetto Teramo. Poi io dico, se si approda a una definizione di questa cessione, magari si può aprire il discorso stadio e cercare di trovare delle intese successivamente con il gestore. Ecco, questo è un messaggio che mi piace. Però comunque, quello che mi sembra sbagliato è che si stia spostando l'attenzione troppo sulla vicenda stadio e non su quello che deve essere il cuore. Cioè, qui se si sta parlando della cessione della società di calcio, bisogna restare a quell'ambito. Poi si possono fare altri tipi di discorsi, però se non si ha la possibilità di portare avanti questo tipo di trattativa, è difficile. Ripeto, la Teramo Calcio non ha il bene stadio. Certo. Campitelli è l'unico che può salvare il Teramo, se non lo farà è grazie ai tifosi che non meritano neanche la prima divisione. Io se prendo solo la prima parte di questo messaggio, Campitelli è l'unico che può salvare il Teramo e ci sta guardando, secondo me Campitelli domani mattina di buona lena. Ok, perché cioè il costo dello stadio è un costo come lo è il costo per il pagamento dei giocatori, pagamento dei cartellini, pagamento dei dirigenti, cioè è una voce di costo.
Però, ripeto, se la proprietà, se la Teramo Calcio non ha quel bene, non ha quel bene, cioè, si parla di questo sostanzialmente. Certo. Peraltro ci scrivono ancora Piero Campidelli ha sempre detto che mai farà fallire la Teramo Calcio, quindi vediamo se sarà coerente. Io non lo so, caro Piero, quindi ti rispondo veramente come qualcuno che lo vede dal di fuori, come vede tutta questa vicenda, malgrado qualcuno possa pensare di no, di noi di no, ma ti posso assicurare che per fortuna conserviamo una certa professionalità, quindi dal di fuori. Cioè, uno scenario, ad esempio, può essere che la trattativa per un motivo o per un altro non va a compimento, però Campidelli, ma noi abbiamo visto questi comunicati, hanno dato delle deadline, delle date, però c'era la data del 3 giugno, ma siamo al 4 giugno e continuiamo a parlare e ci saranno degli incontri, però stando a dei comunicati, ieri era tutto. Quindi voglio dire, al di là di quello che si dice, io sono convinto che, non sono convinto, ipotizzo, perché possiamo, esatto, solo possiamo fare solo ipotesi, che se non trovano l'intesa, però Campidelli può comunque approntare l'iscrizione della squadra mantenendo viva la Teramo Calcio, dandole un senso, perché sennò si parlerebbe del nulla, e certe operazioni poi si possono riprendere magari con un po' più di calma anche successivamente. Cioè, magari quello che ora si pensa non si possa fare, tra un mese invece si arriverà a farlo. Non so, se poi c'è la volontà vera di andare fino in fondo, secondo me poi qualcosa si trova, qualcosa, gli imprenditori, un'intesa. Sì, sì, ma infatti prima ci scriveva Mauro Nardi, se non erro, ha detto ma non si potrebbe trovare, ma noi non vogliamo entrare nel merito, non ci interessa, non siamo chiamati a farlo. Le intese, se uno vuole, si trovano, ci sono mille modi per cercarle, trovarle, mettersi d'accordo su un aspetto, su un altro. Abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione su un aspetto differente, nel senso che, siccome ci interessa, e qui mi ricollego con i saluti finali, se Campidelli salverà il termo, l'atteggiamento negativo nei suoi confronti potrà cambiare. Guarda, non ne ho la più pallida idea, ti dico la verità, non lo so. Ma tra le ipotesi c'è anche quella più negativa, cioè che Iachini trovi antieconomico prendere la Teramo Calcio, che Campidelli o iscrive o non iscrive la squadra, se la iscrive però non riesce poi a reggere un altro campionato professionistico da solo, e poi si arriverà alla fine in questo caso. Cioè, ripeto, non c'è niente di matematico. Quello che dico è che, al di là di certe situazioni rigide che abbiamo riscontrato sui comunicati, a mio avviso c'è sempre margine per poter, esatto. E anche se la trattativa non si chiuderà, però se si garantisce l'iscrizione alla Teramo Calcio, si potrebbe poi nelle settimane o mesi successivi arrivare a una definizione di una trattativa sempre con lo stesso interlocutore, o trovare altri interlocutori che esprimano la stessa volontà, chi lo sa. Assolutamente. Se ti sedevi te, l'avevano già trovata, secondo me. Che come mediatore sei un grande. Assolutamente. No, dicevamo, noi abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione partendo da un tema che in realtà la realtà dei fatti ci ha imposto di affrontare, perché noi pensavamo di affrontare la cessione della Teramo Calcio. Dai, parliamoci sinceramente, tutti quanti. Pensavamo, colleghi e quant'altro, ma anche, io credo, anche tifosi. Poi gli eventi ti portano a parlare di altre cose, per esempio della vicenda stadio. Senza però dimenticare, come vi ho detto nel corso della trasmissione, che ci sarebbe un patrimonio sportivo, che poi è la realtà vera, è quella che le persone seguono la domenica, il sabato, seguono tutte le settimane, seguono per 9 mesi l'anno, seguono in casa e spesso anche in trasferta. E siccome queste vicende sono molto delicate, perché coinvolgono le persone, le coinvolgono nella loro passione calcistica, anch'io sono tifoso di un'altra squadra, e quindi grazie Donato, grazie. E quindi io so che cosa vuol dire avere un approccio fideistico nei confronti di una squadra di calcio, e questo è fondamentale, ed è questo che va salvaguardato. Le intese economiche sono un qualcosa che entrano, possono entrare in un determinato momento specifico,
in una trattativa, ma che deve sempre tenere conto che c'è una parte importantissima, fondamentale da salvare, che consente per esempio a noi il martedì, oramai da anni, di accompagnarvi, se vi divertite, altrimenti cambiate canale, però vediamo che i riscontri sono buoni, quindi ci fa piacere, di accompagnarvi nel racconto del campionato del Teramo, che rimane la seconda realtà calcistica, almeno allo stato attuale, della nostra regione. E quindi anche per noi è un investimento in termini di lavoro, in termini di tempo, in termini di trasmissioni. Questo è quello che andrebbe, a nostro avviso, salvaguardato. Dove andate al mare? Ad Alba Adriatica. Questo è il patrimonio che andrebbe salvaguardato senza fare giri di... senza prenderci... perché noi non vogliamo prendere in giro nessuno, senza fare giri di parole. Una società calcistica va innanzitutto ricollocata lì dove era alla fine di questa stagione sportiva. Poi tutto quello che verrà, le intese, non ci interessano i numeri, nel senso, siamo stati costretti a parlarne perché questa trattativa che ci ha portato nelle pieghe di una situazione che non volevamo nemmeno tirare fuori e nessuno dei colleghi voleva tirare fuori, e questo è oggettivamente così, perché non fa piacere a nessuno parlare di un'eventualità in cui una squadra può avere il rischio di non iscriversi al campionato. Però è stata questa trattativa a portarci ad entrare nel merito, e sono stati comunicati, controcomunicati, ultimatum e quant'altro. A noi quello che ci interessa è che ci sia un ritiro, che ci sia una squadra di calcio, che abbia un campo di calcio dove giocare la domenica o il sabato e quant'altro, anche perché dalla possibilità che questa squadra continui passa anche, se vogliamo, una parte della nostra programmazione televisiva, e quindi noi intendiamo difendere questa parte della programmazione che vi ha tenuto compagnia, che speriamo vi possa tornare a fare compagnia dopo l'estate. Ovviamente ci vedremo nei telegiornali, ci vedremo personalmente con alcuni di voi, magari durante il ritiro, durante le amichevoli precampionato, quindi avremo modo di riaggiornarci, certamente. Però quello che è importante è che TV6 ha investito da anni sulla Teramo Calcio e quindi ritiene, a ragion veduta, che il patrimonio sportivo, la Teramo Calcio SRL, vada salvaguardata e posta nel campionato che si è guadagnata sul campo, la Serie C, Girone B, Girone C, poi sarà Girone B quasi certamente, vada ricollocata lì. Poi tutto quello che verrà dopo sarà un di più, sarà una miglioria, saremo felicissimi che sia se sarà una miglioria, ma tutto quello che può mettere a rischio questa entità chiaramente non può trovare il favore né nostro né, immagino, di una piazza. Comunque, è stata una lunga serata, forse anche troppo, sono le 22.07, io chiedo scusa a Maurizio per l'ultima volta. Caro Maurizio, da adesso ti tormenterò solo il giovedì sera con i miei ritardi. Grazie però, perché sei stato un grande compagno di viaggio, così come sono stati grandi compagni di viaggio. Li ringrazio perché sono stati sempre al mio fianco e insomma... vi hanno raccontato questa stagione, Ania Cantagalli e Andrea Costantini. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. Siete stati due spalle fondamentali, soprattutto quando a volte certe cose uno non le conosce e magari chiede, fa la domanda, ma in realtà perché non sa la risposta, parliamoci chiaro, perché il conduttore magari può avere passa qualche palla avvelenata, quindi passa la palla perché non sa a chi darla, e allora te la do sui piedi anche. Vai, ti piace fare i passi già da porto? Ma non sapevo, però non lo so. Non mi era nota questa cosa. Ma va bene. Però da quando ero piccola vado al Adriatico. Ok, va bene. Ci siamo detti tutto, con l'auspicio veramente di ritrovarci l'anno prossimo, che poi l'anno prossimo, tra qualche mese, per raccontarvi un'altra annata, speriamo un po' meno sofferente di questa.
Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio ovviamente TV6 che insomma ha creduto in questo progetto, nato dalle tra virgolette ceneri del Teramo Channel, Andrea che fu, e ci ha creduto, ed è stato un altro anno bello, pieno di ospiti, e speriamo che, che l'anno prossimo ad agosto possiamo rivederci. È tutto. Buonanotte. Jungle.